No. No, no, ti prego, ragazzi. Ragazzi, dove... No, 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 no. Dove sono i blocchi? Dove diavolo sono? Questa struttura non appartiene al normale Minecraft. Già da qui si vede qualcosa. E purtroppo qui c'è una sorta di skibidi toilet che però è un cacciatore delle caverne, un abitante delle caverne, ragazzi. E sarà veramente difficile distruggerlo. Purtroppo non ci sarà solo lui, perché insieme a lui spawneranno tante altre creature veramente orribili che vi auguro di non vedere mai nella vita. Anche perché ci sono tipo quelle pecore orribili che aprono la bocca, che fanno cose brutte. Capirete fra poco, capirete che caspita di delirio sta per succedere. Oh mio Dio, che cos'è questa cosa però? Oh, che bello, ci sono nuove strutture, quindi andiamo a vedere queste nuove strutture, ovviamente. Ma... Oh, cos'è sta voce che ride? Cos'è? Oh, porca vacca, no, 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 no. Non iniziamo già da adesso. Per carità di Dio, non iniziamo già da adesso. C'è un pesce che prenderei come cibo, anzi, magari mi muoverei anche a fare del cibo, perché qua se no diventa giorno, anzi notte... E non va bene, quindi facciamoci del cibo e prendiamo il pesciolino. Eccoci, dov'è finita la spada? Qua. Pesciolino, dove sei? Vabbè, so che... Ma magari lì troviamo del cibo, scusate, ora che ci penso. Andiamo lì invece, piuttosto... Cosa ho visto? Ma questo è Alberum! Questo è Alberum, ragazzi! L'albero che sorride, che ha una faccia praticamente... Oh mio Dio! No, pensavo di essermene liberato, invece a quanto pare non è così, anzi, questa volta si muove pure! No, adesso ho paura di questi alberi. No, forse non tutti sono Alberum. Speriamo, se no veramente che orrore. Allora, qui ho scavato un buco e fra poco andiamo a prendere della pietra. Però qui, guardate cosa c'è, c'è una foresta enorme e ci sono anche dei maialini che voglio prendere. Dopo andiamo anche nella foresta. Prima visitiamo queste strutture. E stiamo attenti ovviamente ad Alberum e a tutte queste cose qua. Anche ovviamente al Skibidi Dweller, che sarebbe lo Skibidi, il cacciatore delle caverne. Accidenti a lui. Allora, ho le torce e quindi facciamo una cosa. Facciamoci prima di tutto le torce, ok? Adesso andiamo in questa torre, perché io prima avevo visto... non sono venuto qua ovviamente perché poi dopo diventa troppo buio ad una certa. Io noto... Oh, abbiamo sentito una pecora. Fermi, le pecore sono orribili. E so che dite, ma cosa stai dicendo, Dunis? E vi giuro, è così. Non so se tutte le pecore, ma sicuramente un tipo di pecora è veramente orribile. Ora, cerchiamo di entrare qua dentro e troviamo la scala, dannazione. Ah, è lì che si sale. Accidenti, non l'avevo visto. Ok, avviciniamoci alla scala qui. Ok, adesso andiamo da questa parte senza cadere, per carità. Vediamo un attimo cosa si trova qui. Magari ci sono delle cose utili, magari del cibo. Ti prego, dimmi che c'è del cibo. Oh mio Dio. Ok, aspetta. Qua sì, in effetti ci sono diverse cose utili. Prima di tutto questa armatura che vorrei dire. Ma ragazzi, ma che cosa sto sentendo? Ma cos'era? Chi è sto qua? Credo che... Allora... Ok, se vi siete spaventati, chiedo veramente scusa, non era mia intenzione. È veramente traumatizzante quello che abbiamo appena sentito. Fate finte di niente, ok. Mangiamo, già che ci siamo. Io spero che non sentiremo mai più niente di questo tipo. Ho paura che arrivi il tizio che ha urlato prima. Ragazzi, aiuto, vi prego. Però un'ascia ho utile, eh. Utilissima l'ascia. Allora, mettiamoci qua le torce, perché qua diventa tutto un casino. Allora, questa casa potrebbe starci molto utile, soprattutto all'inizio. Ma perché si vede così la luce? Ma che cacchio? Non si vede niente? Adesso, stiamo attenti ai tizi che parlano, ragazzi. Poi, peraltro, qua c'è pure un libro. Il tizio qua è veramente strano, ragazzi. Cioè, praticamente ha visto qualcosa di molto strano in queste foreste, ha detto... E mi sa che purtroppo non è più tornato a casa per poterlo dire. O comunque è tornato a casa, ha scritto un libro, ma adesso non c'è. Quindi o arriverà dopo e quindi noi gli rubiamo tutto perché siamo brave persone. Oppure pure il letto soprattutto e via, perché non me ne ve... no, scherza, aspetta un attimo. Aspettate un attimo. Sta diventando notte, quindi ragazzi abbiamo due opzioni in questo momento. Opzione 1:
La cosa che possiamo fare è andare nella foresta e vedere quali sono i mostri che ci sono in questo mondo maledetto. Opzione 2, sconfiggere la notte, dormendo ovviamente, quindi... però non mi fido, cioè... E se dorme qualcuno mi uccide mentre dormo? Oddio, è così buio. No! I'm going to commit no. great crime, no. I'm going to bust nut in water tower. No, 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 cos'era? No, 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 ti prego, no, ti prego, no, ti prego. L'ho ucciso. Oh, raga, raga, no. Cosa sta succedendo? Cosa sono queste facce sorridenti? Ragazzi, no. Ok, facciamo un atto coraggioso. Prendiamo tutto quanto da qui. Tutto quello che c'è stato. Mettiamo le torce immediatamente. Ok, prendiamo tutto, 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 tutto. Allora, ho tolto quella dannata shader perché non ci vedevo niente. Oh, guarda, qua c'è tutta la mia roba, mio Dio. Ma che cos'è stato? Quello era stato il dweller, ragazzi. Appunto, l'abitante delle caverne che a quanto pare è uscito dalle caverne a sto punto. Se no non mi spiego come caspita è possibile. Ma poi le cose che sono apparse dopo, le facce in cielo. Il cielo che è diventato rosso ad una certa. Ma che diavolo di mondo è questo? Non è un mondo normale. Mettiamoci questo schifo di armatura che abbiamo. So che non è molto, ma è qualcosa. Almeno per l'inizio. Prendiamo altro legno perché ci servirà tanto il legno. Anche perché abbiamo la lascia in ferro. E stiamo attenti, per carità di Dio. Il dweller. Oh mio Dio, avete sentito? C'è stato qualcuno che ha fatto grrr. No, l'idea in questo momento è dormire. Dormire e far venire il giorno. Ok, è giorno, signori. Perfetto, prendiamo immediatamente il letto. Andiamocene in giro per evitare che ci sia qualcuno che ci ammazzi in questo momento, in questo preciso istante. Ok, non sembra esserci proprio nessuno momentaneamente. Bene, così. Questo è buono a sapersi. Lì nella nebbia... non vedo molto, quindi non so se è positivo o negativo. Magari ci sono delle cose che è meglio non vedere. Quindi, che cos'è? Cribio, oh mio Dio, che spavento queste cose. Ok, aia, eccoci. Ma come ho fatto a prendere fuoco così? Per fortuna che siamo vicino ad un laghetto, comunque ad un fiume. Quindi se ne abbiamo bisogno possiamo anche entrare qui dentro. Allora... ok, vabbè, a parte gli zombie che devono arrivare e bruciare. Signor maialino, mi spiace, io devo ucciderla. Passiamo proprio dentro un nuovo bioma. Oddio, ragazzi. Allora, diciamo che ci sono anche degli squarci di bellezza. Orco 2. Anche degli squarci di bruttezza, come quello scheletro. Però, veramente, queste pecore, ragazzi, fra di loro sicuramente c'è qualcuno che ci ucciderà, probabilmente. Vediamo se attacco una pecora a mani nude che non muore, magari. Perché fra di loro, appunto, ci deve essere una tizia cattiva, no? Vabbè, non c'è nessuno. Bene, buono a sapersi. Allora, signore pecore, io mi spiace, vi devo far fuori, ovviamente, perché è meglio così, piuttosto che essere ucciso da delle pecore, magari. Farvi fuori prima è una soluzione utile. Quindi, in questo momento, siamo veramente in un posto molto bello, ma molto pericoloso. Questa è solamente... Una nostra idea, una nostra impressione. È veramente tutto quanto pericoloso qui. Quindi direi di prepararci alla prossima notte. Prima di tutto andando ad esplorare un po' di biomi, prendendo tanti materiali che ci sono utili assolutamente. Ah, sembra esserci una caverna piena di acqua. Ah, lì un sacco di pesci. Vabbè, il cibo direi che ormai ne abbiamo già abbastanza, quindi buono così. Poi ci sono i maiali che purtroppo devo prendere. Mi spiace, signori maiali, però devo prendervi. Che vi devo dire? E basta, ma cos'è? Ma ragazzi, ma allora, però non è normale questa cosa. Perché c'ho un tizio che mi urla nelle orecchie e che mi fa pigliare i colpi? Non va bene, non è normale come cosa. O no? Cioè, che cacchio vuol dire sta cosa? Ma poi non capisco cosa dice, perché... ha detto torre di acqua, ma che cacchio ha, cioè, non, dentro la torre di acqua qualcosa. Poi ha detto vado a fare qualcosa che non ho capito nella torre di acqua. Io non so cosa voglia dire il tizio, ma onestamente non so nemmeno come si tolga il tizio, perché lo voglio togliere. Però è veramente un pazzo.
chiunque sia. Ragazzi, ragazzi, dove... No, 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 no. Dove sono i blocchi? Dove diavolo sono? Porco due. Porco, 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 porco maiale. Non va bene, non va per niente bene. 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 No, non va per niente bene. Non va per niente bene. Non va per niente bene. Va tutto male. No, no, no. Molto, molto, molto male. 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 Molto, 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 molto male. Molto male. Molto male. Oh mio Dio, cosa abbiamo rischiato, ragazzi. Cos'è? Qualcuno ci sta osservando dalla foresta fra gli alberi. Forse Alberum. Forse qualcun altro. Quel suono, secondo me, non è normale. Vabbè, a parte nemmeno la pecora è normale. Dov'è finita? Dove... Aspettate un attimo, dov'è la pecora? Dove diavolo è finita quella pazza psicopatica? Dove... Pecora, sei qua? No, ragazzi, ho paura. Eccoci, stavo pure per scavarmi sotto, tu pensa. E prendere il creeper in pieno. Sarebbe stato veramente epico. No! Eccoci. Bene, buono sapersi, ottimo. Vabbè, comunque per fortuna non c'è la pecora, quindi almeno sotto questo punto di vista siamo al protetto. Oh, attenzione ai suoni, perché i suoni possono indicarci tanto in situazioni di pericolo come questa. C'è... Ah, ok, c'è uno scheletro. Stavo per dire un pecoro. Invece no, è proprio uno scheletro. Ma direi di andarcene via e non cadere nei buchi, perché c'è un creeper che ci insegue pure. Che vorrei dire è il meno in realtà, il creeper. Finora stavamo per morire per le pecore impazzite e per i cessi che ci inseguono. Cioè, letteralmente, i schibi di toilet. Scaviamoci sotto i piedi. Ok. Che, ripeto, non facciamolo mai. Ma ci sono delle cose che possono essere utili, magari. Non so che cosa sia in realtà quella cosa, ma magari... Perché? Eccoci, eccoci. Porco due! No! Bene. Meno male. Almeno così non... Non siamo morti. Bene, che cacchio è sta roba? Punto di domanda. Oh! Vabbè, ho capito però! Ma scusa! Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Potete per favore dirmi cosa caspita sta succedendo qui? Cioè, io ho aperto una cosa che era arancione e poi dopo è uscito un ragno che quindi era un uovo quello. Che cacchio era? Allora, facciamo una roba che poi... Ma scusami, io non ho ancora fatto un piccone. Pure! No, raga, mi sto mettendo a piangere. Allora, cerchiamo di mantenere la calma, perché qua ho paurissima, ragazzi. Prendiamo il piccone in pietra. Prendiamo il ferro che c'è qua. Ogni ferro che c'è. Ok. Vabbè, qua sicuramente c'è la caverna dei ragni, ragazzi. Qua è pieno di ragnatele, guardate. Vedete, le ragnatele sono abbastanza sintomo dei ragni, purtroppo. Stiamo attenti, ho sentito un suono, ma magari me lo sto immaginando. Oh, è difficilissimo capire se ci sono dei suoni. Prendiamo la crafting table, che almeno abbiamo l'ascia velocemente che scava. Ok, andiamo qua. E prendiamo appunto dei materiali che ci possono essere utili. Certo, io non mi avventurerei troppo chissà dove. Ma però, scusate un attimo, io sto a sentire robe però, Avevo sentito un blocco. Magari l'ho sentito perché ho scavato io letteralmente col mio piccone. Ho scavato qualcosa, quindi magari per quello sento qualcosa. Ci serve il ferro, ragazzi, per forza. Sennò qua non si sopravvive. Ci serve l'armatura di ferro almeno. Avete visto lo schibi di toilet e la pecora quanto danno mi fanno? Avete visto? Cioè, è assurdo. Mi fanno un danno incredibile. Oh, ma che è? Perché c'è... Ma scusami, È pieno di robe. No. No. No, C'è una pecora qua. Ragazzi, c'è una pecora qua. Non me lo sono sognato io. Quello era il suono di una pecora. Cosa ci fa una pecora dentro una caverna? Pensateci un attimo, per favore. Cosa ci fa una pecora dentro una caverna? Quella non è una pecora normale che abbiamo sentito noi. E lo so, ragazzi. Non è una pecora normale che abbiamo sentito. Quella mi sa che è quella pecora di prima, impazzita. Oh, ci stiamo prendendo il ferro oppure no? 4 di ferro, ma dai, ma me ne dai uno alla volta, un pezzo alla volta, ma sul serio? Sul serio? Davvero sono così fortunato oggi? Veramente? Oh, assurdo, è incredibile, veramente. Cioè, più di così non... Allora, però, qua sta pure finendo ogni cosa, le torce stanno finendo, tutto sta finendo.
Vabbè, prendiamo qua così, mettiamocelo nella seconda mano. Ho sentito una pecora prima, ne sono certo, al 100%. Dove diavolo... No, io non vado, io non vado. Non so nemmeno se addentrarmi nelle caverne ancora di più oppure no. Oppure uscirmene. Ma oh, in realtà sta arrivando pure la notte, quindi che vogliamo fa? Dobbiamo stare fuori di notte mentre ci ammazzano i tizi cattivi? Non penso proprio. Non penso proprio. Quindi... l'unica cosa che farò. Vabbè, questa è stata una piccola battuta per stemperare l'ansia derivante da questo posto orribile che è la caverna maledetta con le pecore che ci vogliono far fuori. Che veramente detta così sembra un pazzo, ragazzi, lo so, però ma dove mi sto addentrando? Dove mi sto addentrando? Veramente, ma è possibile questa cosa? Sono pazzo? Cioè qualcuno qua dovrebbe dirmi, Dunis, ma ti svegli, dove stai andando? No, no, eccoci, ecco, me lo merito. Se ci muoio, me lo merito. Sì, eccoci. C'è uno scheletro, qua non posso nemmeno muovermi. Non posso. Eppure, pure, fa il kamikaze sto figlio. No, 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 ci sono altri scheletri, oh mio Dio, no. No, Attenzione, attenzione. Oh. C'è una caverna ancora più grande in realtà, ragazzi. Con altri spawner di ragni. Molto, molto male. Adesso ammazziamo lo scheletro e poi esploriamo un attimo la caverna. Esploriamo, un modo di dire, ovviamente. Non ho voglia di esplorarla. Però ho voglia di prendere materiali. E soprattutto voglia di non essere ucciso dalle pecore. Smettila di dirlo. Ogni volta che lo dico è strano. Sembro pazzo, ok? Infatti c'ho una freccia in testa. Ok, allora, eccoci qua. Ciao scheletrino, mi spiace, dovrai morire. Erco 2, è schifoso. Brutto, puzzi. Anche quello zombie però puzza, eh. È un po' tutto puzza qua, perché non c'è niente. Non, com'è possibile che non ci sia niente? Un po' di ferro, dai, prendiamo il ferro. Eccoci, ovviamente c'è lo zombie che deve rompere le scatole. E muori. E via. Bene. Adesso prendiamo il ferro. Ancora un pezzo di ferro. No, raga, ma mi stanno prendendo per il... Per quella cosa... Per il sedere. Mi stanno prendendo per il sedere, palese. Dai! Un pezzo di ferro di nuovo. Siamo a 5... No, siamo a 7. Woohoo! Parti! Parti! Siamo a 7 di ferro. Siamo così ricchi. Pieni, veramente. E ci serve l'armatura in ferro. Eccoci, aspetta. Ah! Beh, allora, due pezzi di ferro. Grande. Eppure. Ma tua madre va a fare cose. No, scusate ragazzi, non volevo dire cose cattive, però cioè questo me l'ha fatto dire veramente. Cosa vuole il tizio che continua? Ma proprio scusatemi, ma è il fantasma del tizio che è morto. Vabbè, pure lo zombie col cappello in testa. Oh, altro ferro però. Bene, bene, bene. Ah, aspetta un attimo. Zombie, muori. Ok, bene. Prendiamo il ferro. Senza essere uccisi dagli scheletri, però. Bene, un sacco di ferro, ragazzi. Ottimo. Ottimissimo. Prendiamo tutto sto ferro. Scaviamo lo schema, Attenzione, attenzione a non essere uccisi, però. E lì ci sono i pomodori che fanno nascere i ragni. Brutta storia. No. Avete sentito di nuovo. Quella pecora, ragazzi. Io ripeto, le pecore non ci stanno a fa niente nelle caverne. Non ci stanno le pecore nelle caverne, chiaro? Non mi imbrogli, cara pecora pazza. Assassina. Madonna, le pecore assassine, quanto le odio. Dov'è la pecora? La voglio vedere, almeno. Dov'è la pecora, ragazzi? Il fatto è che non la vedo mi mette ancora più ansia, perché so che è da qualche parte qua in giro. Che mi vuole far fuori. Ah, altro ferro, bene. Allora, sapete cosa facciamo? Appena abbiamo abbastanza di ferro? Anche fra poco, in realtà. Ci mettiamo una postazione di fornaci e ci facciamo l'armatura in ferro e poi usciamo fuori. Mi sembra un ottimo piano perché poi dopo mi rompo le scatole a stare troppo. Ecco, tipo così. E direi che in realtà siamo giunti all'obiettivo. Io direi di prendere solo un altro po' di ferro in più e soprattutto sperare di trovare la pecora assassina. Che ogni volta che lo dico mi sento un imbecille, ma è così, ragazzi. C'è una pecora assassina che mi sta cercando. Smetti di dirlo, Dunis! Perché lo devo dire continuamente? Però è così, c'è una pecora assassina che mi sta uccidendo, che mi vuole uccidere. Perché non mi credete? Cioè, vabbè, lo so che... lo so che mi credete perché l'avete vista, lo so. Però comunque qualcuno da fuori che vede questi video e che non capisce,
Dice, ma questo è pazzo. Lo so che è pazzo. Le pecore non uccidono nessuno. Lo so ragazzi, lo so. Ma cioè, invece c'è una pecora assassina che mi vuole uccidere. Che vedevo di... Che si chiama... come la chiamiamo? Gertrude. Ma che nome è per una pecora? Poi scusa... Ok, la devo smettere. Sta diventando... Niente, ok, no, non è vero, non ho visto niente. Sicuramente me lo sono immaginato. Ok, allora. Allora, eccoci, questa cosa qua, il ferro, prendiamo ultimo pezzo di ferro e adesso facciamoci una postazione. Oh, 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 dov'è? Brutta, brutta, brutto, brutto. Tu non sei una pecora, però. Io voglio trovare la pecora che mi vuole uccidere. Ok, allora. Signora pecora? Io ti ho sentito prima, però, eh. Non puoi ignorarmi. Oh, e se mi vuoi... tua madre, ser, corcacchio, corcacchio, proprio me ne vado via. Raga, non stiamo a perdere tempo qui, va bene. Dovete, ok, si trova, si torna da qua, ok. Mettiamoci qua così. Blocchiamoci dietro per bloccare le pecore assassine. Ok, adesso mettiamoci giusto per un secondino. Qui, in questo modo... Posso, quella pecora mi ha seguito per tutta la caverna, io sono sicuro che è qua ragazzi, sono sicuro che è qua, ora a parte gli scherzi ma sono certo che è qua. Mettiamoci la crafting table, mettiamoci un'altra fornace, ok, facciamoci il ferro e preghiamo i dio che la pecora non venga qui. Mi sembra un ottimo piano, giusto? Giusto? Speriamo che sia giusto. Come piano, insomma. È l'unica cosa che mi viene in mente. No, cioè, non so se mi fa più paura lo schibi di toilet o la pecora. Comunque vedremo entrambi di nuovo, perché mi sa che questi qua mi sono alla mia ricerca, purtroppo. Poi ogni volta che lo dico, pure il cesso che mi insegue, veramente, ma che... Potete... Allora, se c'è qualcuno che non conosce i miei video, potete dirgli che non sono pazzo, per favore. Spiegateglielo. Perché se no non mi credono. A me. Cioè, voi... Noi siamo i cacciatori del mistero. Noi sappiamo che ci sono... dei pericoli in questi mondi. Eppure la gente che non mi conosce non lo sa, purtroppo. È un problema, perché sennò poi pensa che sono pazzo. Va bene, allora facciamo così, prendiamo il ferro, facciamoci il cappellino, così almeno abbiamo di... ma tua madre. Io veramente non so cosa dice sto qua. Non voglio saperlo. Veramente non mi interessa. È un pazzo. Poi c'è un fantasma che mi dice le cose pure adesso, oltre al cesso che mi insegue e alle pecore che mi inseguono. Basta, basta. Non sono pazzo, ok? Ok, e ora abbiamo ogni cosa che abbiamo, di cui abbiamo bisogno. Quindi adesso torniamo indietro. Porco tu! No, 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 no. Ma dove sono? No, raga, non è possibile, non è possibile, no, non posso essere di nuovo ucciso. Non è possibile, ti prego, no, lasciami stare! No, niente, assurdo, assurdo! Il signor Gesualdo Maiola è veramente assurdo! Perché deve succedere questa cosa? Perché mi devono inseguire le pecore e uccidermi? Porca vacchettona! Ah, ragazzi, noi siamo i cacciatori del mistero e questa cosa dobbiamo risolverla il prima possibile. Ok, vabbè, ma sta pure diventando notte e dobbiamo pure viaggiare nel buio della notte in questo momento. Ok, facciamoci magari una casa. Quello è un dannato cane che io mi sono spaventato tantissimo. Ma sbaglio o quel coso fa la faccia? Pure quello. Veramente, ogni cosa che vedo in questo posto è non esiste in realtà. Cioè, non è vero che non esiste. Dico, mi spavento per ogni cosa che magari anche piccola che non c'entra niente. Quindi, usciamo dalla foresta prima di tutto, perché c'è il tizio sennò che urla e che dice: oh, sono sulla torre di acqua. Oh, quella è una mucca? Eccolo. Un altro di questi alberi pazzi. No, raga, però aspettate un attimo. Qui invece, a parte l'albero che in realtà non, in teoria non potrebbe muoversi. Speriamo. Io ho visto una luce lì, ma figlio di madonna, quanto li odio. E adesso ci deve essere pure il bambino di madonna mio, sto zombetto del cacchio. Veramente, potevi giocare ai videogiochi come tutti. Invece no, deve stare qua a rompere le scatole a me. E poi chi altro deve lamentarsi, sentiamo. Che cacchio è sta roba, raga, però? Oh! Ma tua madre, cos'è? No! No, 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 ci sono i fantasmi in questa foresta, io lo sapevo, io lo sapevo. Chi è che canta? Chi è che canta? Chi cacchio?
chi cazzpita canta? Avete sentito? C'è qualcuno che fa via? Più o meno, faceva così circa. Chi è che canta? Chi sta cantando, ragazzi? No. Non nella lava. Tua madre, tu sei brutto, tu... No. Non ti prego, no. No, ragazzi. No. Basta, vi prego, ma basta. Sto diventando terrorizzato. Io non so cosa stia dicendo il tizio. Spero che non dica cose brutte, veramente, me lo auguro, perché poi io a volte sento cose. Spero che non siano le cose che sto capendo. Un'altra volta. No, mettiamoci la pietra qua. Oh! Ragazzi! Alberum mi sa che dappertutto. No, ragazzi, no, ti prego, basta, alberi. Basta, alberi. Gli alberi sono brutti. Ma perché ogni... Cos'è quella roba, ragazzi? No, io non ci vado. Cosa sei? Ok, aspettate un attimo. Noi siamo i cacciatori del mistero e non abbiamo paura di gentaglia così. Anche se adesso ci farà paura in realtà. È sparito, vedete? Era un fantasma in realtà. Probabilmente, a quanto pare, perché ci sono anche i fantasmi in questa foresta, oltre che gli alberi impazziti e le pecore che mi uccidono e i cessi che mi inseguono. Ripeto, non sono un pazzo. Basta, non sei una pecora di quelle, spero. No, io non mi fido delle pecore, ragazzi. Non mi fido delle pecore, va bene? Posso sembrare pazzo quanto volete, non me ne frega niente. Io delle pecore non mi fido più. Basta. Le pecore sono diventate il male. Sono davvero brutte. Ok? Quindi... la pecora Gertrude, spero che sia lontana in questo momento. Dov'è il cesso, però? Ogni volta che lo dico... Dov'è il cesso, signor cesso? Dove sei? So che sei da qualche parte che mi vuoi far fuori. Oh, attenzione a non guardare... Ah! C'era una luce che si muoveva, l'ho visto, ragazzi, l'avete vista pure voi, vero che l'avete vista? Lo so, probabilmente lì qualcuno... Eccolo lì, probabilmente il cesso, quello. Tua madre è veramente No, smettila di scorreggiare. No, ti prego. Non ti prego, ragazzi. No, la notte non è, non si può sopravvivere in questo mondo. Dormi, fai passare la dannata notte. Falla passare. Via notte. Ok. Ok, allora. Ricapitolando, c'è un cesso che mi stava inseguendo, mi stava mordendo e mi stava scorreggiando addosso. Com'è possibile tutto questo? E poi, perché c'è una pecora assassina, Gertrude, che si muove, come tutte le pecore, ma che apre la bocca e mi uccide? E poi, perché diventa tutto così strano? Ogni cosa che c'è è tutto strano. Ci sono i fantasmi che mi inseguono. C'è il tizio che dice bla bla bla. Fa così. No, non va bene. Non è normale, ragazzi, questa cosa. L'unica cosa che mi sta venendo in mente è crearci un rifugio. In questo modo non possiamo essere uccisi. Vi ho distrutto, signori. Ok, signori, che rompete le scatole coi cessi. Basta che non mi spawnate in casa, ragazzi, perché quella pecora era spawnata anche dentro le caverne, quindi mi può spawnare benissimo anche in casa. Mi può nascere in casa quella là. No, non puoi. In water tower. Cos'è? Oh, c'è lo Skibidi. No, c'è lo Skibidi toilet. Però toilet dweller. No, meno male che mi sono chiuso dentro. Ma io ve l'ho detto, ragazzi, quelli la possono spawnare ovunque. Io ci spero pure. No, dove cacchio è finito? E mi posso anche fare una porta qua. Ok, attenzione. C'era lo Skibidi toilet fuori, ma non c'è più, quindi mi metto la cosa qua. Perfetto, è fatto. Yuppie. No, non mi interessa, pecora. Veramente, Gertrude, non mi interessa. Mi dispiace. Puoi dire ogni cosa che ti passa per la testa. Io da qui non metto più piede fuori. Scherzo, perché in realtà noi siamo i cacciatori dei misteri, dei segreti. Quindi andremo sempre alla ricerca dei segreti, ragazzi. Siamo una squadra fighissima!